questo salone qua è stato costruito nel 1911 per l'esposizione mondiale che venne fatta a Torino ed era la sede delle colonie francesi. Venne costruita loro perché allora ci mandarono via per 3 anni, quando costruirono dal 1910 al 1913 ci portarono via, perché qui divenne tutta la sede grossa della prima esposizione mondiale. C'è qualche nostro socio, poi alcune magari mancano, poi abbiamo delle altre fotografie qua che guardo momentali. C'è il Cinema Ambrosio, il primo stabilimento cinematografico venne fondato qua a Torino da un nostro socio che con un altro aveva fondato praticamente, perché allora il cinema girava un po' i baracconi, lui costruì proprio il primo stabilimento cinematografico italiano. Se andate sul nostro sito c'è la fotografia di lui che si tuffa dalla corda, perché era anche un grandissimo nuotatore, un bel uomo. E quegli anni lì aveva fondato il primo stabilimento. Cinecittà è nata anche qua. Infatti Cinema Ambrosio, che sono, arriva dal suo nome, perché lui poi aveva creato proprio i cinematografi, perché aveva portato il cinema al di fuori di quello che era un po' un'immagine un po' da fiera, da baraccone, diciamolo così, che era la... Allora la gente andava un po' nelle fiere, vedeva i film. Lui ha detto no, adesso cominciamo a fare dei cinematografi dove portiamo la gente e cominciamo a produrre anche delle pellicole. Personaggi illustri. Questi sono i più vecchi trofei sportivi italiani, perché arrivano dal 1870 al 1890, che arriviamo praticamente quasi sono 8 anni prima della prima Olimpiade che è stata organizzata. Vi faccio vedere, questo è un trofeo bellissimo, che era un trofeo del Circolo degli Artisti, è stato fatto da un famoso scultore, l'abbiamo vinto noi perché l'abbiamo vinto per 6 anni di file, quindi è rimasto qua la cosa mia. Questo qui, 1889, campionati d'Italia, è il primo campionato d'Italia che è stato fatto, noi l'abbiamo vinto nel 400 e adesso vi dico anche il terzo, vi faccio vedere una foto, è questo Edoardo Bosio. Fondò in quel periodo lì, oltre ad essere campione d'Italia di canottaggio, oltre che essere direttore sportivo della canottiera Armida, fondò l'International Football Club Torino, che non è l'Inter, e perse la prima finale del campionato italiano contro il Genova nel 1898. Quindi il calcio italiano è nato anche un pezzo qua. Dicono, perché lui aveva questa società di import-export con l'Inghilterra, sembra che portò il primo pallone di cuoio qua in Italia e giocò con 5 o 6 soci dell'Armida il primo campionato italiano. Noi abbiamo ancora i verbali, il presidente lasciava la possibilità a lui con altri soci dell'Armida fare questo gioco della palla. Perdemmo la finale col Genoa 2-1 e quindi l'Armida un po' è stata anche nel calcio un po' all'avanguardia.